In questo breve video descriverò il logo adottato dalla Regia Aeronautica e dal canale e che è presente nei video. Dalla primavera del 1930 fino a luglio del 1943 venne adottato come emblema della Forza Armata lo stemma araldico Sabaudo, affiancato da due fasci. Lo stemma era in uso anche su francobolli e nei documenti ufficiali. Era formato da uno scudo sannitico con la punta allungata di rosso e con croce d'argento, sormontato dalla corona d'Italia, dalla quale scendevano svolazzi che abbracciavano la parte superiore dello stemma. Al di sotto dello scudo, ai lati di esso, due fasci littorie addossati. Pendente dallo scudo il collare dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata. Ai piedi dello stemma un cartiglio con la scritta in caratteri maiuscoli longobardi FERT, cioè il motto di Casa Savoia ripetuto tre volte. Lo stemma veniva applicato sulla deriva degli apparecchi dal 1930 al 1940, al centro della fascia bianca del tricolore della bandiera italiana, dipinto in tre fasce verticali, dalle quali la verde era sempre posizionata verso il muso dell'aereo. Dal 12 giugno del 1940, per evitare confusione con le insegne francesi, che erano simili, venne adottata la croce bianca al posto del tricolore. Lo stemma di Stato veniva posto sul braccio superiore della croce savoiarda.